È un piacere rivedere Alessandro Del Grosso, sono passati quanti anni? Perché, insomma, un po' di anni, diciamo, dai. Sì. Sei andato nel Lazio? Sì, nel Lazio e ho trovato... Il tuo Lazio? Nel mio Lazio, sì, perché a casa ce l'ho ad Ardea, perciò sono tornato giù e ho trovato spazio in quelle categorie Serie D che si trovano tutte là vicino, diciamo, ecco. Però sei tornato, diciamo, ad allenare anche i ragazzi. Sì, sì, sono tornato ad allenare i ragazzi, cosa che mi è sempre piaciuta, che mi piace, perché ho avuto la fortuna di avere degli allenatori dove mi hanno insegnato e questo devo ringraziare. Gli allenatori che ti hanno insegnato tanto, da calciatore, beh, c'è un unicum che risponde al nome di Zeman, tu già sorridi, sì. Ma non è così, no? Sì, sì, è vero, è vero, è vero, ho avuto, come lo chiamavamo noi, il maestro. Però quanto ci faceva correre, mamma mia, a quei tempi era ancora peggio degli ultimi anni, diciamo. Però ecco, devo molto a lui perché mi ha insegnato tanto, ma anche a livello tattico, e dove mi ha fatto fare delle cose che forse neanche pensavo di fare. Sono arrivato a Salerno, ero terzino destro, lui mi ha spostato e mi ha messo a sinistra, dove ho trovato poi la mia carriera. Forse se continuavo a giocare a destra può darsi che non giocavo più, ecco. Mentre con lui ho trovato un'altra mentalità, un altro modo di fare, e me lo sono sempre portato. Poi vabbè, sono stato con lui anche qui nel Pescara, perciò è un bellissimo ricordo di lui. Tra l'altro, Alessandro, tu hai indossato un po' tutte le maglie della nostra regione, delle squadre della nostra regione, no? Hai cominciato a Francavilla, direi un ricordo. Ce l'hanno prima. Poi mi ha comprato il presidente del Francavilla, sono andato Luciani, che ha creduto in me, insieme a Repetto. Hai esordito in C, se non vado errato, a Francavilla, allenatore Bruno Pace. Bruno Pace, sì. Compianto e, Bruno. E con Repetto pure, perché Repetto è quello che secondo me ha creduto più in me. Facevo l'attaccante e quel giorno Calabretta si fece male, non veni a Rimini, e lui disse: guarda, tu fai l'esterno, però comunque puoi giocare anche basso. Da lì abbiamo vinto 1-0, la seconda partita con il Castel di Sangro non l'ho fatta e perdemmo in casa, e da lì ho sempre giocato poi io. A Rimini, gol di Menegatti, me lo ricordo ancora, inizio 91, se non vado errato, dicembre 91, ero ancora agli esordi, diciamo, come giornalista. In quel Francavilla c'era un giocatore che magari non ha fatto una carriera clamorosa, però ha grande qualità, Massimo Falcone. Falcone, sì, il bisteccone lo chiamavamo. Sì, e lui anche a noi, io ero giovanissimo e mi ha aiutato tanto. Lui era, diciamo, il Messi della situazione. Ecco, se devo paragonare un giocatore come Falcone, direi Messi, perché vedeva le giocate prima, e anche lo stesso lancio, guardava da una parte e metteva dall'altra, e non dovevo mai chiamare palla, specialmente io giocavo sull'esterno, perché lui mi diceva sempre: tu vai, poi te la metto lì davanti io, ti arriva. Questo è stato bello, questo è uno dei grandi, diciamo, giocatori che forse, perché non ha fatto il giocatore effettivamente, perché ha tenuto più la famiglia, è rimasto più nelle vicinanze, diciamo, dai. Assolutamente, ti faccio l'ultima: prossimo anno? Prossimo anno da vedere, da scrutare un po'. Adesso siamo venuti a questa iniziativa di Mauro Esposito, che sono stato molto contento che mi ha invitato. È una cosa molto bella, particolare, e la cosa bella è che mi sono divertito, perché ho avuto due gruppi, tutti i gruppi di ragazzi stamattina e oggi, che sono veramente lì attenti a cercare di capire anche il loro errore, e devo dire mi sono divertito. E poi c'è un grande staff, non me l'aspettavo, e devo fare i complimenti a Mauro, io già gliel'ho detto, però ecco, lo volevo fare pubblicamente perché non mi aspettavo una professionalità da tutto, dal magazziniere al nutrizionista, devo dire, osteopata, tutto ci abbiamo, perciò complimenti a Mauro, e se mi richiamerà veramente verrò la prossima volta. Quindi tornerai a lavorare in Abruzzo? Sì, sicuramente, questo sì.